Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Inheritance. Nello scorso episodio il nostro eroe John Frog, assistito dal mitico semaforo, hanno sbaragliato la concorrenza avversaria riuscendo ad arrivare fino in fondo alla sfida che ci aveva proposto il professor Birch, ossia di raggiungere la radura alla fine della foresta. Alla fine dello scorso episodio però è successo anche che ci è stato detto che la nostra, fra virgolette, rivale, quella che ci aveva sfidato alla fine dello scorso episodio, si è persa, è rimasta nella foresta e non la si trova più. E quindi spetta a noi e al mitico e unico John Frog, che tra l'altro ha un'abilità che evita agli altri di usare autodistruzione, e insomma spetta a noi cercarla. Quindi eccoci qua e rientriamo nella foresta. Deduco che ora si possa andare di qua. Haha, che battuta, non è vero, ma ha trollato male. Ok, qua abbiamo sempre i soliti Pokémon. Oh, eccoti Creepy, meno male che sei venuto. Volevi. Victoria dovrebbe essere da queste parti, ma non riusciamo a trovarla. Io cerco qui in giro, tu vai più in là. Ci sono anche i suoi compagni. Siamo tutti molto preoccupati. Ok. Ok, adesso vengo, Misty, tranquilla. Misty, ciao, Vera, volevo dire. Cioè, Vera che ha lo sprite di Misty, una cosa bellissima. Dovrei imparare a comprare i repellenti, sapete? Perché già non ne posso più. E poi comunque, scusate, la strada è una, cioè nel senso, sarà mai così difficile trovarla. O che è finita nella grotta, che ci starebbe come idea. E infatti, Creepy, non abbiamo trovato Victoria da nessuna parte, sto cominciando a preoccuparmi. Potrebbe anche essere entrata in quella grotta a questo punto. Ok, perfetto, avevo sospettato. Oddio, mi puzza tanto di Snakewood sta cosa, vi giuro. Questo io come lo rompo? Non lo rompo. Molto semplicemente... minchia raga, Geodude depresso, John Frog purgalo. Grandissimo. Vero eroe. Vero combattente. Oh cazzo! Allora, che ci facevi qui? Sei venuto ad investigare? Come facevi a sapere di questo posto? Scommetto che ci ha mandato qualcuno. Le ripeto che io non so assolutamente niente della sua organizzazione. Sono venuta qui solo per potermi allenare. Mi lasci andare subito. Qui le regole le ho detto io, chiaro. E ora stai zitta che potrebbero sentirci. Oddio, mi sa che è tipo il team malvagio questo. Creepy! Cosa? Come hai fatto a scoprirci? Quelli dell'Accademia sono più furbi del previsto, ma non ti permetterò di prendere ciò che è nostro di diritto, soprattutto dopo aver speso così tanta fatica per ottenerlo. In guardia, ti annienterò. Oddio. Obiettivamente non me l'aspettavo come cosa. L'incontro subito col team malvagio. E a Murkrow, livello 11. Allora, John Frog, cavolo, non dorme sto coso. Potrebbe essere un problema. Allora, aspettate, ma io ho semaforo che regge tutte le sue mosse. Perché non lo mando in campo? Anch'io. Dai, botta e un'altra botta con multa annessa e via. Livello 14 per lui. E Houndour è già più un problema. Allora, non ho neanche... Però ho una bacca arancia che potrei usare su John Frog. Grido di lotta. Allora facciamogli un attimo di male. Perfetto. Ok. Bolla. Grido di... Bolla di nuovo. Oh, Mizga, John Frog lo distrugge. Mamma mia, che portento. E impara pistola acqua, adesso si va a comandare. Cosa? Come hai fatto? C'ho John Frog, zio. Cioè, com'è possibile? Battuto da un ragazzino, da John Frog. Non è possibile, tu non puoi essere così forte. Chi ti ha mandato qui? Non importa. Tanto non avrai mai la mappa. Ciao, sveglioni. L'hai lasciata lì la mappa, sei furbo? Grazie, Creepy. Chissà cosa sarebbe successo se tu non fossi arrivato. Ma come hai fatto a trovarmi? Eravate preoccupati per me. Ho capito, ho fatto quello che il professor Birch ci ha detto di non fare. Mi sono ossessionata con il voler vincere sempre e sempre di più. E ho finito per mettervi in pericolo tutti quanti. Scusami, Creepy, sono stata una sciocca. Grazie per avermi salvato. Dai, torniamo al dormitorio. No, aspetta, adesso voglio prendere sto strumento, se permetti. Esatto. Mappa antica? Aspettate, questa cosa mi puzza tanto di Red Adventure. Come non posso usarla? Mi puzza tanto di Red Adventure. No, dai, non... Quella mappa che hai trovato. Era riuscito a trovarla. Sono venuto subito dopo che ho sentito della ragazza. Ma non mi sarei mai aspettato niente del genere. Puoi stare tranquillo, lo abbiamo preso. E la ragazza sta bene. Mi domando come abbia trovato il deposito. Ragazzo, se ti interessa tienila pure. E se proprio lo vuoi sapere, non è falsa. È una mappa di tanto tempo fa, che sarebbe dovuta essere stata dimenticata. Sei sorpreso di vedere la regione che ora conosci unita in una grande isola.
Magari guardandola meglio ti sorprenderai ancora di più. Ebbene sì, quelle che vedi sono le isole della nostra regione, con tanto di città e percorsi annessi, unite in un abbraccio di terra, interrotto solo dal mare. Mi dispiace, ragazzo, non posso dirti altro. Comunque tu non c'entri nulla con questa storia. E direi, caro mio... Ok, raga, penso a sto punto, vediamo se la possiamo... Non la possiamo ancora vedere. Penso a sto punto, raga, che Diglett si deve levare. No, che questa mappa sia quella antecedente alla guerra. No, dai, non mi romperete le balle. Markrow. Non so se si può evolvere, fammi passare. Ah, eccolo lì che l'hanno catturato. Creepy, tutto ok? Mi dispiace che tu ti sia messo in questa brutta situazione per colpa nostra, ma questo furfante è riuscito a scampare alla nostra sorveglianza e si è introdotto qui senza che nessuno lo sapesse. E ce l'avrei anche fatta se non fosse stato per lui. Questa qua è tipo una cheat di Scooby-Doo incredibile, perché finiscono sempre così gli episodi. Ancora non riesco a credere che tu mi possa aver sconfitto e sottratto la mia preziosa mappa allo stesso tempo. Cosa? Creepy ti ha sconfitto tutto da solo. John Frog, se non c'è John Frog, se non ci fosse stato John Frog, vuoi mettere... Sì, presidente. Preside, non presidente. Vabbè. I miei Pokémon erano troppo stanchi per lottare. Sì, ma vuoi sapere una cosa? Sconfitto no, la mappa deve essere mia. Fermatelo. What the fuck? Entei, cosa sei tu? Stai lontano da me. Ma che... Non perdete tempo, prendetelo subito. Ok, ha avuto una visione, raga. Si è drogato, evidentemente. Che cazzo vuol dire maniscalco? Quel maniscalco è stato portato via dall'isola e non ne farà mai più ritorno. Ancora però non mi capacito di cosa sia accaduto pochi istanti fa. Sembra che il nostro amico abbia avuto le traveggole per qualche istante. Mentre lo portavano via urlava di un mostro enorme e di come lo abbia minacciato ruggendogli contro. Beh, io non ho visto niente ed è stato un vero colpo di fortuna. Stavo cercando una mappa, giusto? Sì, ma non è stato rinvenuto niente del genere qui intorno. Beh, direi che tutto è bene quel che finisce bene. Allora, cara, torniamo in accademia? Ci può contare, non ringrazierò mai abbastanza i miei amici per avermi salvata. Ho avuto davvero un'esperienza terrificante. Ok. Ok. Creepy, mi sorprendi sempre di più. Prima hai il coraggio e la forza di sconfiggere un furfante di categoria e poi lo spaventi a morte. Ma non sono stato mai io. Chissà cosa avrà visto di spaventoso. Anche se non si può dire che la tua bravura non lo sia. Dai, ragazzi, è ora di tornare. Per oggi direi che ne abbiamo avute abbastanza. Ok, fare il cocco del prof mi fa abbastanza schifo, pazzesco. Ma è assurdo! Hai visto? Sì. Non avrei mai immaginato una cosa simile. Proprio lui è. Questo potrebbe complicare le cose. Per ora non ci resta che aspettare e vedere come procedono gli eventi. Cazzo, sono dei nemici maledetti. Mi sa che sono veramente dei nemici. Ok, raga, allora. È stato un po' un casino. E no, non ci sono ancora i repellenti. Perché? Allora, abbiamo ottenuto una mappa antica. Che secondo me è precedente alla guerra. Questo potrebbe voler celare, fra virgolette, un passato oscuro della regione che questo team malvagio forse vuole riportare alla luce per qualche motivo, per risvegliare qualche leggendario, non ne ho idea. E a quanto pare, dall'ultimo dialogo, sembra che Rainer e Han, diciamo che, ecco, non siano così tanto degli studenti normali, ma forse c'entrano qualcosa con il team malvagio. Ora penso di poter andare a dormire e di dover andare a fare la classica lezione con il professor Landon maledetto che balzerò come al solito. Giusto per farvi capire come sono un bravo studente che mi balzo le lezioni. Dove erano le aule? Qua mi sa. Allora andiamo nell'aula del Landon. No, ho sbagliato corso, mannaggia me. Le leggende che riguardano il mondo Pokémon, aspettate, proviamo a leggere qualcosa. Voi sapete che esiste un gruppo di Pokémon mitici? Ok, sì. Esatto, i Pokémon leggendari. Allora, i leggendari hanno dei ruoli importanti, come Kyogre e Groudon, considerati creatori... Ok, perfetto. Menzione speciale va dunque a Celebi, considerato il capace di saltare nel tempo. Ok, va bene. Se vi capiterà di vederne uno, sarò più che felice di sentire i vostri racconti. Sarebbe bello incontrarne uno dal vivo, ma sono davvero troppo rari per essere incontrati così facilmente. Al numero dei leggendari è 21, ma nessuno ha fonte certa. Ok, perfetto, perché ne aggiungono sempre altri. Anche oggi è tutto, perfetto, ok. Interessante sta cosa dei leggendari. Il fatto che abbia menzionato alla fine Celebi mi fa sinceramente pensare che magari Celebi avrà un ruolo fondamentale in questa Chrome. Nonostante noi abbiamo visto... Noi che giochiamo abbiamo visto l'Entei, mentre invece gli altri sembra che non sappiano nulla.
Quindi, boh, io sapevo che la mascotte era Entei, ma la menzione finale a Celebi mi fa pensare che, oh, finalmente posso andare di qua, che bello. Creepy, ti stavo aspettando. Dobbiamo andare dall'altra parte del percorso. Ah, perfetto, buono sapersi. E Skitty no, ti prego, via. Però prima, raga, me lo esploro, perché sapete che io sono un vero esploratore, poi c'ho John Frog e non devo temere nulla. Ah, eccoti qua. Bene ragazzi, benvenuti alla vostra terza e ultima. Come ultima lezione? Ma che minchia di scuola è? Ma magari ci fossero tre lezioni nella mia, vabbè. Ma prima mi è stato pregato di mostrarvi il luogo dove domani sosterrete l'esame finale dell'Accademia, perfetto, ci cioè abbiamo la maturità pure noi. Vi prego quindi di uscire dalla foresta del sentiero più in là e di seguirmi per un istante. Dove mi hai portato? Ok, va bene, devo andare a. Ah, nuovo percorso, nuovi Pokémon! No, proprio no. Dai, vediamo se c'è qualcosa di più figo. Mi sto inalberando assai. Gianga, ciao! Ciao, un saluto ad ambi. Ciao, sei morto, è stato bello. No, vabbè, grande zio. Ok, abbiamo beccato il fattone. Ok, eccoci qua. C'è una casa. Ok, una casa a caso. Bene, ragazzi, ora fate attenzione. Questo che ho alle mie spalle è un cazzo, è l'edificio dove domani sosterrete il vostro esame finale dell'Accademia Pokémon. Siete pronti? Spero proprio di sì. L'esame si svolgerà in due parti. La prima consisterà in un test scritto, dove metterete alla prova le vostre conoscenze che avete appreso qui all'Accademia. Il professore che vi seguirà durante la prima parte dell'esame sarà il professor London. Ah, non è Landon, è London. Ah, perfetto, me ne sono accorto adesso, lol. La seconda parte dell'esame invece consisterà in un torneo Pokémon, figata. Esatto, dovrete entrare in competizione l'uno con l'altro per ottenere il primo posto ed il massimo dei voti. A presenziare questa volta sarò presente io. Per questo motivo voglio essere sicuro che voi siate preparati. Probabilmente avrete già avuto occasione di combattere insieme, ma vi assicuro che non avete idea di cosa sia il vero combattimento. Domani il professor London vi terrà una lezione dove vi spiegherà tutta la teoria che siete dietro l'arte del combattimento, che so totalmente a memoria. Ok, devo presentarmi con 4 Pokémon, credo di aver letto. Voi andate ad allenarvi per conto vostro, non mi fido più di voi. Hai visto come era teso Reinhardt? Probabilmente anche lui sente la pressione per l'esame, dubito. Io vado ad allenarmi, ci vediamo dopo. Allora, calma. Ok, perfetto, devo catturare altri 4 Pokémon. Allora, metterei in squadra Ambipom, cioè Aipom, perché, boh, perché è un Pokémon che hanno introdotto nel gioco, dato che tecnicamente. No, dovrebbe esserci Aipom, scherzavo. Non so perché pensavo fosse di quarta. Ok, adesso, boh, non lo so, direi di prendere a sto punto, raga. Volevo calcolare le debolezze. Ah, ma noi ne abbiamo già 4 di Pokémon. Ok, allora, facciamo una cosa. Uodish al 6. No, allora, il punto è che non so, cioè, posso comunque aspettare e allenarmi dopo, giusto? Non è che. Sì, immagino di sì. Creepy, che velocità, complimenti, hai già una squadra molto variegata, nonostante sei ancora all'inizio della tua carriera da allenatore. Ricordati che però una squadra è forte se solida, e la solidità la si guadagna con il tempo. Prova a cambiare i Pokémon che tieni in squadra durante il corso del tuo viaggio, vedrai che noterai subito grandi differenze e miglioramenti. Dai, comunque per oggi la finiamo qui. Mi raccomando, preparati bene per l'esame di domani. Vado a chiamare gli altri, tu torna pure in dormitorio. Aspetta, Creepy. Me l'aspetto, lo sapevo! So che stai per andare via, aspetta solo un momento. Spero non rifiuterai una mia sfida. Avanti, preparati a perdere. Maledetta, io non mi fido mai nella vita di te. Questo è un problema. Allora, proviamo a mandare Tylove. Attacco rapido cattivo. Ok, Tylove è morto malissimo. Semaforo, è il tuo momento. Vai di botta cattiva. Continua, prendilo a schiaffi. A pesci in faccia lo devi prendere. Mannaggia, a lui si è ricaricato. Va a finire qua che. Tra l'altro sto tentennando come se non ci fosse un futuro. Che nervoso. Muori. Oh. Aipom sale al 6. Teddy Ursa. Allora, proviamo a tenere un attimo semaforo. Il problema è che non ho. Allora, botta a caso. No, niente da fare. Allora, Aipom e rivitalizziamo semaforo. Per forza, non ho altra scelta. RIP Aipom, è stato bello. Prova un'ipnosi, grande John Frog, eroico, come al solito, non delude mai lui. Bastardo. Ok, dormi di nuovo. Pistola acqua, non ti svegliare e si sveglia. Io lo sapevo che. Oh, grande semaforo. Livello 15 per lui, battuta En Scolara.
Complimenti, figlio del fuoco. Annie. Che stai dicendo? Taci! Scusaci, Creepy, siamo solo molto tesi. Con permesso, noi ti prediciamo. Ti precediamo in dormitorio. Ma Rainer, niente, ma Annie, avanti. Antisgamo, mi dicono dalla regia. Ok, io immagino di dover tornare in dormitorio. Ma c'è un ma. C'è un ma grosso come una casa. Nel senso che vorrei allenarmi prima e ho i Pokémon morti. Quindi farei una cosa, raga. Allora, io uscirei da sto maledetto bosco. Farei la lezione teorica con Landon e poi stoppiamo appena prima del torneo. Secondo me è una cosa che si può fare, anche perché siamo già a 15 minuti. E quindi mi sembra, cioè, è poco, però poi rischia di diventare troppo, non so se mi spiego. E poi dovrei allenarmi la squadra per il torneo. Quindi sì, direi che faccio così. Allora, andiamo al dormitorio. Tra l'altro qua le giornate iniziano, finiscono, che è una bellezza. Ok, ci svegliamo. E dobbiamo andare alla lezione teorica un'altra volta, un'altra maledettissima volta, perché io odio quelle lezioni. Allora, pronti per gli esami? Ok, va bene. Ma minchia, se non lo so, hai dimenticato il folletto, scemo di merda. Capacità che vengono influenzate dalle statistiche, va bene. Una qualunque mosca inflitta dalla. Ok, perfetto, sto parlando della stab, ottimo. Bene, è stato bellissimo, una lezione veramente intensa. E ragazzi, niente, l'episodio di oggi finisce qua. Nel prossimo andremo a svolgere quel torneo, quell'esame barra torneo di cui abbiamo parlato. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale. Rispondete come al solito alla domanda del giorno che trovate qua sotto nella sidebar. E passate dai social che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.